Siamo in compagnia di Ninetto Davoli, qui a questa inaugurazione di quest'opera di Ugo Spagnolo. Ninetto Davoli è uno dei protagonisti, cioè nel senso che è una dei volti raffigurati, è un attore famosissimo, e siccome sono volti legati al territorio gli chiediamo la sua esperienza, perché è legato al Quadraro? Ma io non c'è una motivazione perché sono legato al Quadraro. Il Quadraro secondo me è un quartiere che me sa dice, questa è la realtà, me sa dice perché è legato un po' in fondo anche al mio carattere. Siccome sono stato uno che ha vissuto, diciamo, per dell'infanzia nelle borgate romane, e siccome le borgate romane purtroppo sono scomparse, non ci sono più, allora io ho tenuto giusto, anche perché mi sentivo a mio agio stare in questo quartiere, perché mi sentivo di stare in casa. E il Quadraro mi piace perché, ripeto, è un quartiere molto popolare, molto familiare. Io al Quadraro sono 65 anni che sono qua. Sì, insomma, andavo via dall'aeroporto e comunque, insomma, sto qua, insomma, nel quartiere. E mi fa piacere, ti ripeto, perché comunque mi sento a mio agio, sto a casa, gioco in casa. E non è che a me non mi piacciono altri quartieri, ma qui non lo so perché, ma Cinecittà, diciamo, il Quadraro, sto a casa. E questa qua è una cosa che mi fa piacere. Poi, tanto più, al Quadraro hanno fatto una cosa, diciamo, analoga a questa qui, cioè questa cosa meravigliosa. E mi sento orgoglioso perché comunque sono stato identificato da una persona che proprio ama il quartiere come io amo questo quartiere, e mi onora e mi fa piacere. Senti Ninetto, rapidamente, perché ti cercano in tanti, il Quadraro, quando tu sei venuto, insomma, nei tempi andati, 40-50 anni fa, insomma, sappiamo tutti più o meno le atmosfere pasoliniane. Il Quadraro oggi, secondo te, mantiene qualcosa di quelle atmosfere oppure è completamente diverso? Ma adesso, se cominciamo a fare i paragoni, chiaramente quando Pierpaolo raffigurava il Quadraro come via del Mandrione, insomma è cambiato, c'è un po' quel mondo pasoliniano, è cambiato, però secondo me c'è ancora, perché comunque c'è nell'animo delle persone, ancora c'è nell'animo delle persone. Però chiaramente se uno sta lì a pensare quello che pensava Pasolini, quello che succede oggi, chiaramente un cambiamento c'è stato, ma un grande cambiamento. Io adesso non mi chiedere se è meglio o peggio. No, ti chiedo solo un'opinione. A Via del Mandrione c'era molta umanità una volta, molta anche dolore e disperazione spesso. Erano molti italiani che venivano da lontano, da Roma, soprattutto dal sud. Oggi questa disperazione, pensi che a Roma e questa umanità e ci sia magari altrove? Ma guarda, l'umanità e la disperazione c'è ancora adesso, perché come stai dicendo tu, che una volta, diciamo, il quartiere era un po' invaso da gente che veniva dal sud per cercare lavoro, per comunque in qualche modo adattarsi alla vita. Oggi abbiamo altre persone che fanno la stessa cosa che abbiamo fatto noi e che hanno fatto i nostri nonni. E io dico la verità, perché mi sento così, perché comunque ho un passato con mio padre, con mio nonno. Cioè, voglio dire, non riesco a condannare, perché comunque la sopravvivenza è uguale per tutti. E la sanità è uguale per tutti, vivere è giusto che vivano tutti. Io sono più di questo parere. Però purtroppo oggi sono un po' di discriminazioni, io non sono molto d'accordo, perché comunque tutti siamo uomini, tutti siamo persone, tutti abbiamo i nostri diritti, ed anche gente che comunque noi è gente che viene condannata perché invadono il territorio, Roma, l'Italia, cose. Ma che bisogna fare? Non bisogna abbandonare le cose, questa è una cosa, bisogna comunque in qualche modo trovare un sistema che tutti dobbiamo comunque in qualche modo vivere, no? Grazie Ninetto Davoli.